Cari amici di BBTV, ben ritrovati a questa puntata speciale delle riflessioni di calcio dedicata alla finale di Coppa Italia che si è disputata ieri sera, mercoledì 17 maggio, e ha visto il successo della Juve che ha sconfitto per 2-0 la Lazio nella finale. Juve che quindi si aggiudica per la 12ª volta il trofeo, staccando così nettamente la Roma, ferma ormai a quota 9 dal 2010, e soprattutto diventando il primo club a vincerla per 3 anni consecutivi. Una vittoria che ha consentito così alla Juve di vincere il primo trofeo stagionale, dopo che gli era sfuggita a dicembre la Supercoppa italiana, partita che comunque ha rivisto la Juve consolidarsi dopo le ultime 3 prestazioni in campionato non proprio eccelse, soprattutto quella di domenica sera, ancora l'olimpico con la Roma. A dire la verità, la prima occasione di gioco è stata proprio per la Lazio, con un palo colpito da Keita, poi però il gol della Juve con il solito Dani Alves sul lancio di Alessandro e poi di Bonucci sugli sviluppi di un corner battuto da Dybala, e così è arrivato il 2-0 in 25 minuti, una pratica che già spesso la Juve l'ha vista protagonista con la Lazio, e così sono arrivati tre, e così è arrivato il trofeo. La Juve poi ha gestito con tranquillità, rischiando anche qualcosa nella ripresa, ma comunque alla fine la coppa era in tasca, anche perché la Lazio non ci ha creduto più di tanto. Per Simone Inzaghi finora sempre sconfitto dalla Juve in tutte le volte che si sono affrontate, tra l'altro la 10ª sconfitta ufficiale della Lazio con la Juve, e così un po' a condizionare le scelte è stata anche lo stesso Inzaghi, che ha rischiato Parolo non alla forma, costretto, sostituito poi da un difensore, Radu. Immobile non ha fatto un partitone, ma comunque, e probabilmente anche l'inserimento tardivo di Felipe Anderson, entrato solo nella ripresa. La Juve così, nonostante le assenze di Pjanic squalificato e di Khedira infortunato, nonostante il fatto avesse giocato più tardi della Lazio in campionato, avendo giocato domenica sera, mentre la Lazio era stata impegnata sabato pomeriggio in anticipo di Firenze, alla fine è arrivato comunque il successo, e che consentirà comunque alla Juve di prendere parte alla Supercoppa italiana, probabilmente ancora con la Lazio, ad agosto. Poi vedremo, vabbè, se dovesse fare il miracolo di vincere la Champions, poi la data potrebbe slittare. Nel frattempo la Juve domenica potrebbe chiudere il discorso anche con lo scudetto, se riuscirà a battere il Crotone, e poi vedremo se ci riserverà qualcos'altro. Se dovrà aspettare la festa a Bologna o se andrà bene così. Tanto si sta delineando anche la nuova Coppa Italia, l'edizione 2016-2017 vedrà 8 teste di serie, cioè che entreranno negli ottavi, che dovrebbero essere, salvo sorprese, già definite, e cioè Juve, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, che per la prima volta sarebbe quindi tra le teste di serie, Milan, Inter e Fiorentina. Dovrebbe essere queste le 8 teste di serie, che saranno appunto le prime 8 dell'attuale campionato. Naturalmente non pensiamo già alla nuova edizione, anche se dovrebbe scattare il 29 luglio il primo turno della nuova Coppa Italia. E a questo punto diciamo di chiudere qui questo appuntamento speciale con la Coppa Italia. Ricordo che nel nostro filmato avremo anche il file, avremo anche il testo integrato con l'albo d'oro e tutto quanto di questa edizione della Coppa Italia. E noi torneremo qui con le riflessioni di calcio appunto lunedì,
per vedere cosa sarà successo nel penultimo turno di campionato. Vi aspettiamo e continuate a seguirci. Ciao ciao ciao!